Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Sono in posa, ma oggi in realtà si parla di cibo. Quindi andiamo subito dalla nostra gattara preferita e vediamo un po' che cosa tiriamo fuori con questa guida. Ebbene, avete visto la nuova intro tra le altre che abbiamo modificato perché ci continuano a rompere le scatole perché l'intro è troppo lunga, quindi ne abbiamo fatta una di 11 secondi, spero vi sia piaciuta. Siamo dalla nostra gattara, quella cicciona di gattara che ci dà sempre il cibo, che io mi chiedo sempre come mai non sia pieno di peli, considerando che io ho un gatto che mi riempie di peli costantemente, non capisco come non ci possa essere il nostro cibo comunque. Partiamo con la guida sul cibo. Ho visto, ho cercato un po' su YouTube, ho visto che non ce ne sono in italiano e quindi sono qui per spiegarvi un pochino come funziona e soprattutto come si fanno a pescare le abilità del cibo che ci interessano. Quindi iniziamo subito, andiamo dalla nostra bellissima gattara e vediamo un attimino. Prima cosa, ovviamente, quando ci sediamo dobbiamo scegliere se pagare con gli zenny, punti, i buoni pasto, i pasto gourmet. Noi oggi non dobbiamo pagare assolutamente nulla e quindi vediamo con gli zenny. Quando si sceglie come pagare, ovviamente ci arriva il menu. Menu di 4 pagine già craftato, quindi noi possiamo comunque andare a spulciare quello che sono le abilità del cibo che ci interessano e vedere se magari c'è già in questo caso per esempio c'è battitore, c'è già un'abilità che ci interessa per poter comprare direttamente il cibo già prefatto e finirla lì così. Quindi comunque un giro fatecelo se avete il tempo. Se non avete il tempo e normalmente voi prendete la selezione dello chef, è perché come me non avete lo sbattimento di salvarvi le vostre ricette preferite, cosa che ovviamente si può fare anche tramite l'equipaggiamento o gli oggetti della cassa. Ebbene, vi ricordo che si può fare anche tramite il cibo personalizzato. Ora, chi prende di solito la selezione dello chef è per la salute, la resistenza e il compagno e non vede realmente quello che è il resto del cibo e come funziona. Ebbene, sono qui a spiegarvelo. Quindi mettetevi un attimo comodi, 2 minuti vi spiego le cose, poi vi spiego come si trovano le abilità e il video è finito, giù in giurella. Bene. Iniziamo con gli effetti base. Quando noi andiamo a selezionare un piatto già creato o comunque un piatto personalizzato, la prima cosa che vediamo sono gli effetti base, cioè l'aumento di salute e resistenza nostro e del compagno. Chiaramente la selezione dello chef dà sempre questa cosa, quindi dà più 50 al giocatore di salute e resistenza e più 20 al proprio compagno. Gli ingredienti della selezione dello chef non ci interessano per ovvi motivi, perché tanto ci viene sempre data questa cosa, mentre gli effetti aggiuntivi e le abilità del cibo sono sempre casuali. In questo caso, gli effetti aggiuntivi per noi della selezione dello chef di oggi è l'aumento della difesa fisica a 1, ok? Che ci vengono dati dagli ingredienti che ci vengono chiesti, che ci vengono richiesti, come vedete, sulla destra, quindi qua sulla destra della scritta di aumento di difesa fisica, e che sono in realtà questi due ingredienti, quindi sono i pesci. Per quanto riguarda invece le abilità del cibo, ci viene dato oggi come oggi il cecchino Felin, l'acrobata Felin e l'indole Felin. Queste tre abilità ovviamente vanno a cambiarsi in base al cibo che noi andiamo a richiedere. Ovviamente se voi andate a prendere i piatti di carne, pesce, verdura, selezione dello chef, del cacciatore, quello che volete già prefatti, queste abilità saranno totalmente casuali. O meglio, in questo caso, se noi per esempio andassimo a prendere il piatto di carne, avremo piromane, ok? Però con i piatti di carne ci può anche uscire bombardiere, se per caso ce ne siano 4. Ma quelli di pesce, idem come sopra. Quindi dovete sempre considerare che se voi andate a prendere già, voi sapete già che l'abilità di, che ne so io, bombardiere viene data da, i pezzi di carne degli ingredienti. A quel punto noi dovremo sempre solo guardare la selezione dello chef e il piatto di carne per vedere se ci dà l'abilità del cibo. Quindi
La prima cosa da capire è come escono le abilità in base agli ingredienti di cibo che noi andiamo a richiedere. Una volta che noi lo sappiamo, ok, sicuramente possiamo saltare le quattro pagine per vederle tutte insieme e andare direttamente a puntare quello che ci interessa per quanto riguarda i piatti già prefatti. Le abilità del cibo, come vi dicevo, sono casuali, o meglio, per quanto riguarda la selezione dello chef, per quanto riguarda i piatti personalizzati, noi potremmo far uscire le abilità che ci interessano. L'ultima cosa da vedere dopo le abilità del cibo sono gli ingredienti freschi che noi andiamo a, ovviamente, usare e in realtà la cosa più importante per determinate abilità, in questo caso il cecchino e l'acrobata, è la probabilità di attivazione. Questo perché il cibo non ci dà sempre l'abilità attiva. Quindi il cecchino Felin e l'acrobata Felin in questo caso non ci vengono dati costantemente, ma hanno una probabilità di attivazione durante il combattimento. Questo cosa significa? Che quando noi andiamo a selezionare nel piatto personalizzato, dopo lo vedremo, i nostri ingredienti, avremo una probabilità di attivazione che cambia in base sia agli ingredienti utilizzati sia alle abilità che noi andremo a ricercare. In questo caso noi abbiamo, e questo succede sempre nella selezione dello chef, la probabilità di attivazione a 3 stelle, che tra l'altro sono luminose. Questo vuol dire che è al massimo della probabilità di attivazione. Quindi quando le 3 stelle sono piene e soprattutto sono luminose, vuol dire che in questo caso l'attivazione delle nostre abilità è quasi permanente. Più le stelle sono bianche, quindi senza essere colorate di rosso, meno probabilità abbiamo che le nostre abilità si attivino. Andiamo ora a vedere invece i piatti personalizzati. Ebbene, eccoci qua, i piatti personalizzati. La schermata dei piatti personalizzati è questa. Anche voi, come me, sicuramente avrete degli ingredienti mancanti con i punti di domanda. Ebbene, questi ingredienti mancanti si vanno a recuperare tramite le consegne dalla ragazza che ci dà, dal PNG che ci dà le varie taglie. Ci sono anche le consegne. Tramite le consegne noi potremo andare a vedere quali ingredienti ci servono per completare la striscia, perché magari ci serve quella determinata striscia. Ebbene, andiamo un attimo a vedere un attimino che cosa, come funziona. Chiaramente dalla parte destra abbiamo tutti gli effetti base, gli effetti aggiuntivi, le abilità cibo, ingredienti freschi, probabilità di attivazione che avevamo nella schermata precedente, quando noi andavamo a selezionare i cibi già prefatti, quindi ci mancavano gli ingredienti disponibili. In questo caso noi abbiamo la possibilità di sceglierci gli ingredienti e vedere che abilità escono. Per capire che abilità escono del vario cibo, basta premere, io sono su PC, non so su console come funzioni, basta premere CTRL. Quindi, utilizzando il nostro bellissimo tastino, che è praticamente universale per cambiare le determinate cose, noi potremo andare a vedere le abilità che potremo sfruttare o comunque far uscire nel cibo una volta selezionati gli ingredienti. Le abilità vanno con ingredienti da 2, quindi due ingredienti di uno stesso tipo, da 4 o da 6. Quindi in base all'abilità che noi andremo a scegliere, dovremmo selezionare 2, 4 o 6 ingredienti di una stessa riga. Prendiamo l'esempio, la riga come si vede? L'info dell'abilità, questo qui è il rasoio Felin che noi andiamo a vedere, è tramite la carne rossa. Quindi carne rossa, noi lo vediamo subito qua. Questi sono gli ingredienti che vanno ad utilizzare, che vanno a, diciamo, svelare queste tre abilità. Quindi la prima è ovviamente il rasoio Felin, la seconda è il cavaliere, la terza è battitore. Se io adesso volessi battitore, in questo caso dovrei andare a selezionare questi sei ingredienti, tutti e sei, io ne ho 5 soltanto, quindi non posso farlo, per avere l'abilità battitore. Quindi rendere più facile stordire i mostri. Io chiaramente non posso avere questa abilità, quindi andiamo a prenderne per esempio bombardiere. Bombardiere si trova qua, quindi è un per 4 di artiglieria, sempre detta dalla carne, quindi sempre nella selezione della carne. Io dovrò andare a prendere di questa striscia, quindi della striscia, chiamiamola color sabbia, beige, va bene così, 4 ingredienti di carne per avere bombardiere Felin. Quindi io so che per avere bombardiere Felin devo andare a prendere questa striscia, quindi 4 ingredienti come questo.
e come potete vedere mi è uscito Bombardiere Felin. Mi è uscito ovviamente chiaramente anche Velocità Felin e Indole Felin, che però hanno una probabilità di attivazione molto molto bassa, mentre Bombardiere è un'abilità che una volta presa si ha punto e basta. Mi viene dato anche Attacco 2 perché è carne e di conseguenza gli effetti di stato sono sempre sull'attacco, un pochino di salute, il massimo della resistenza, un pochino di salute anche al compagno. Cosa vuol dire? Che io adesso ho 4 pezzi di carne che chiaramente mi servono per attivare Bombardiere, me ne mancano 2 per attivare un'altra abilità da 2 chiaramente, che io posso andare a scegliere negli altri ingredienti. Quindi noi magari andiamo a riprenderci le abilità o a rivedere le abilità e andiamo a cercare un'abilità da 2, quindi le prime abilità che vediamo che mi interessano in questo caso delle varie abilità. Vediamo scaraventata in arte, spesso riduce il tempo necessario per affilare. Ecco qua. Pedule Felin. Mi servono questi, plausibilmente di preparazione. Quindi io vado a selezionare preparazione, che non è questo, che è plausibilmente questo. Questa è percezione. Preparazione. Una. E una, due. E come potete vedere mi è uscito Pedule Felin. Quindi un'abilità che io ho selezionato. Un'abilità che io ho selezionato, che mi interessava, quindi in questo caso mi riduce un determinato tempo, ok? Mi consente di muovere mia velocità normale anche sulle superfici anomale. Io sono un balestrere, quindi mi può essere anche utile questa cosa. Una volta che io ho selezionato il mio cibo, posso andare a confermare. In questo caso mi verrà dato Bombardiere e Pedule Felin, con una probabilità di attivazione molto molto bassa. Perché? Perché non ho gli ingredienti freschi in questa ricetta. Quindi più ingredienti freschi si ha dentro una ricetta che noi si andiamo a craftare, più la probabilità di attivazione si alza. Credo di essere stato abbastanza veloce nel spiegarvi come funziona. Vi darò due dritte, quindi semplicemente due dritte, per avere due delle abilità più utilizzate. Una è l'assicurazione Felin, che sicuramente quasi tutti coloro che sono, diciamo, pro gamer o comunque utilizzano le armi da corpo a corpo vanno a sfruttare, e l'altra invece è Bombardiere, che normalmente si va ad utilizzare tramite le balestrine o le balestre pesanti per quanto riguarda le sticky bomb, quindi gli esplosivi per abbattere il mostro e buttarlo per terra. In questo caso l'assicurazione Felin si utilizza andando a prendere gli ingredienti con di tipo apripista. Ce ne serviranno 6 per avere l'assicurazione Felin, ve lo faccio vedere. Salvaguardia Felin ci dovrebbe uscire, eccolo qua, che è questo qua. Questo, quando avremo salvaguardia Felin, e quindi 6 pezzi di questi ingredienti, quindi di questi ingredienti, scusatemi, di preparazione, di questi ingredienti qua, noi avremo la possibilità di prendere salvaguardia Felin e quindi avere una morte in più, non solo le classiche 3 ma 4. Mentre per quanto riguarda Bombardiere dovremo andare a prendere 4 pezzi di carne, che sono di quest'ultima fila qua. Altre 2 potete scegliere quelli che volete. Per tutto il resto, ragazzi, buon divertimento, sceglietevi voi le abilità che vi interessano e GG a tutti quanti.